Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete qui alle mie spalle abbiamo Max e allora gli passo subito la parola perché così scopriamo insieme quali sono gli aggiornamenti del campionato Tesla. Max, come sono andate queste prove libere? Ma diciamo bene, dai, stiamo provando alcune cose diverse perché ogni volta che scendiamo in pista con questa macchina comunque scopri qualcosa, soprattutto poi perché veniamo da, insomma, Imola è sempre Imola, quindi è pista lunga. Avevamo visto già nel primo appuntamento che c'erano delle criticità, stiamo cercando di lavorare su quelle, però è interessante. Poi comunque non ci dimentichiamo, oggi la temperatura è freddo, siamo a novembre, quindi anche mandare temperatura alle gomme è complicato, però dai, dati interessanti. Rispetto all'ultimo appuntamento a Vairano, quali sono state le differenze? Cosa è stato apportato la macchina per quello che possiamo raccontare? Soprattutto è cambiato qualcosa a livello di approccio? Ma ascolta, innanzitutto rispetto a Vallelunga, Varano l'avevamo fatto prima a Vallelunga, rispetto a Vallelunga... Non ci sono stato a Vallelunga. Esatto, rispetto a Vallelunga dove praticamente abbiamo dominato il weekend, abbiamo lavorato un po' più che altro sulle geometrie di ruota e poi ecco l'ottimizzazione di pressioni, di gomme, dobbiamo comunque giocare su quello. Raccogliamo dei dati, ora poi con Claudio, con l'Inge ci mettiamo un attimino lì a analizzarli per poter sfruttare al meglio domani le condizioni. Caldo, il caldo penalizza molto, adesso che diciamo c'è un po' di fresco, così chiamiamolo, insomma c'è molta umidità anche, ha favorito comunque il raffreddamento della batteria? Cioè il raffreddamento della batteria dipende tutto da come usi l'acceleratore e dalla potenza che puoi sfruttare. Ti dico, col full throttle abbiamo il problema comunque di dopo un giro e mezzo la batteria si scalda e la macchina va a recovery. Invece con riducendo la potenza a 220 kW riesci comunque a fare quei 6-7 giri, che qui a Imola non sono pochi perché sono oltre 30 km, dove bene o male riesci a ottimizzare la gestione appunto della stessa, però ovviamente vai molto più piano, cioè c'è molta differenza di prestazione, ti sto parlando di 8-9 secondi a giro, sono veramente tanti, con una riduzione di velocità di oltre 40 km/h in fondo al dritto, ma... è la coperta, come si può dire, la coperta corta, no? Se usi tutto full throttle, ovviamente full power, ovviamente non poi devi poi ottimizzare il consumo della batteria. Se usi meno potenza, la batteria te la gestisci meglio, questo è chiaro. Ma non come la temperatura, non come consumo di batteria, perché ti dico, anche ora siamo partiti con 87% e ci siamo fermati con 35%, quindi ancora ne aveva, non eravamo neanche al 100%, quindi abbiamo visto più o meno 6-7% di consumo di batteria a giro, che qui comunque sono 5 km, però più che altro è la temperatura, la gestione della temperatura della stessa. Insomma. Ricordiamo anche a chi segue il video che la macchina comunque non ha delle modifiche, è completamente originale sotto questo punto di vista e quindi diciamo in previsione del prossimo campionato dove sarà comunque verranno attualizzate delle modifiche, in questo momento si sta correndo sostanzialmente con la macchina che è limitata perché appunto è stock. Esatto, sì, perché poi ti dico, quando fai la Super Pole e usi full power o la qualifying race come abbiamo fatto giù a Vallelunga dove sfrutti tutta la potenza, ovviamente viene fuori anche un po' la bravura di saper gestire la vettura. Quando la potenza è così limitata cambia completamente i riferimenti, freni 100 metri più avanti, cioè è proprio un reset totale e quindi di conseguenza è un altro modo di guidare e tutti siamo molto più vicini, insomma, anche perché l'abbiamo vista anche a Vallelunga, la gara è stata bellissima anche perché siamo stati affiancati per diverse curve appunto per il fatto che comunque hai 30-40 km/h meno di velocità e quindi anche le frenate poi diventano più facili, insomma. Max, tu hai parlato di reset alla guida perché cambiano i riferimenti. Dalla prima volta che sei salito alla Tesla, adesso che hai maturato una ottima esperienza, quali sono stati gli approcci che sono cambiati nel tempo? Cosa è cambiato? Devo essere sincero, mi sono trovato subito, te l'avevo detto, no? Anche se è una macchina stradale di serie con le sue criticità però e col suo peso, perché la potenza c'è però è anche tanto pesa. Ovviamente in piste come queste dove Imola c'è delle saliscende importanti, arrivi giù la rivazza, insomma tutto il peso che con l'inerzia della macchina, anche se c'è la rigenerazione, comunque lo senti, se freni 10 metri dopo rischi di non fermarti. Però insomma io mi ero già trovato bene, ovvio sto cercando di ottimizzare la guida in funzione di quello che vuole la macchina, ovviamente per poter essere veloce e non sfruttare troppo la batteria e non mettere magari in crisi anche gli pneumatici, devi un po' essere un po' certosino alla guida, questo è chiaro, però cioè, io ti ripeto è una cosa nuova, guarda anche con Claudio ci stiamo lavorando, è comunque interessante, a me affascina la cosa, ovvio che c'è tanto da lavorare,
e come si era detto siamo all'anno zero, no? Siamo agli albori, quindi ovviamente cioè, è normale che ci sia, è normale che ci sia tanto da fare, è normale, però è un'esperienza nuova, un'esperienza diversa, e come tutte le esperienze a me affascina e mi piace. Poi ovvio, è un motore termico, ha il suo fascino, questo ha un altro tipo di fascino. Quindi ragazzi, per oggi è tutto qui dal team Y3K. Grazie mille Max per la tua disponibilità come sempre. Grazie a voi ragazzi e alla prossima. Ciao a tutti.